Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 26 maggio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Luna protagonista, ma con riserva. Splendida la luna nel vostro segno, così almeno credete, forti delle esperienze dei mesi precedenti. Ma non avete fatto i conti con Plutone implacabile, che bisticcia con Marte riservandovi una bieca opposizione, mentre il trio Giove-Urano-Mercurio allo zenith carica tutti quanti con una pesante quadratura. La giornata si conclude tra zizzanie di coppia e grane di lavoro, peggio ancora se un partner non c'è. Ora più che mai vi sentite soli e spaesati, in un mondo stravolto, che stentate a riconoscere. È dunque l'affettività insieme alla fiducia nel futuro la prima a farne le spese, eppure di obiettivi interessanti sul vostro cielo se ne vedono parecchi, illuminati da luci psichedeliche e led fosforescenti. Una volta ci volevano i fuochi d'artificio, ma ora basta accendere un interruttore ed è fatta. Fiat Lux, sta scritto pure nella Bibbia. Un giovane mette in crisi la coppia, solo con uno sforzo di sincerità e comprensione i partner riusciranno a mantenere saldo e vivo il loro rapporto. I single hanno il loro da fare con un giovane, Bruno, che si mostra un perfetto ingannatore e che cercherà di metterli nei guai. Date tempo al tempo e vedrete che una persona che non si fidava di voi, presto vi ricontatterà. L'amore tende a darvi preoccupazioni, ma sono del tutto infondate. Dopo le nuvole il sereno tornerà presto nel vostro cuore. Siate più riservati con chi vi ha fatto confidenze importanti. Viceversa rischiereste di perdere una persona amica. Se vi capiterà di pensare oggi a qualcuno che vi era caro ma che è uscito dalla vostra vita, cercate di non lasciarvi prendere dalla malinconia, la luna è in agguato e potrebbe intristirvi oltremodo. Non avete dalla vostra una situazione facile, mettete in conto che dovrete ancora lottare con i vostri ricordi e le vostre sofferenze passate. Ma Giove ben si sta disponendo a dare il giusto e corretto apporto alle vostre vicende personali in modo positivo. Cercate di coltivare buone amicizie, passate meno tempo al computer o al cellulare e curate i vostri rapporti con gli altri in modo da sentire il calore delle persone che vi vogliono bene. Non cercate altrove quello che avete a portata di mano, coraggio, in fondo i problemi si possono risolvere e avete le soluzioni a portata di mano. Ottima intesa con nuove conoscenze del Cancro e dei Gemelli. Siate sempre voi stessi in ogni circostanza e liberatevi di qualche amicizia pericolosa. Non forzate la mano in quella situazione che vi preme, potreste ricevere sgradite sorprese. Non sempre si può avere subito tutto. Se dovete concludere un affare importante a un certo appuntamento, portate un collaboratore con voi e lasciate che illustri al posto vostro i vantaggi. Se siete stati fiscalmente responsabili, avete tenuto tutte le ricevute, comparato i prezzi e risparmiato ogni mese, oggi è tempo di fare un po' di spese folli. Belle novità in campo sentimentale. In questa giornata sarete profondamente colpiti da uno sguardo. È vero, il pimpante Marte continua le sue performance nel vostro segno da qualche giorno e vi rimarrà per diverso tempo, fino al 10 di luglio per la precisione. Tuttavia nel campo dello sport sarà opportuno non esagerare nelle discipline fisiche troppo stancanti. Altri astri sportivi sono a voi contrari, Mercurio, Urano, in particolare, e vi suggeriscono le pratiche orientali ideali per i vostri gusti un po' estrosi, come lo yoga, il tai chi chuan, l'aikido. Luna protagonista, possente, fascinosa, sicura di sé. E ce ne vuole di energia per resistere all'attacco incrociato di Urano, Mercurio e Giove, tutti quanti allo zenith in quadratura. Se il vostro capo vi fa fare e disfare 100 volte la stessa mansione, gli ricordate seccamente che non vi chiamate Penelope e non avete nessun Ulisse da attendere ingannando i pretendenti al trono. Qualunque sia la vostra posizione socio-economica, la regalità l'avete nel sangue, una bella stima di voi stessi e delle vostre capacità. Amore ed Eros. Quanta serenità, forza di carattere e fiducia dovete ostentare davanti al partner, quanto mai chiuso e pessimista. Insomma,
tocca a voi lottare per tutti e due e se il suo lavoro non va a gonfie vele si sente inutile, in preda allo sconforto, starà a voi incoraggiarlo, maestri nell'arte di vedere nella coppa sempre la metà piena e mai quella vuota. Il duo Luna, Giove questa giornata nel vostro segno, vi invita a non aumentare i vostri slanci e a lasciare spazi di azione e libertà all'altro. In special modo se siete in una relazione affettiva nata da poco che vi sta prendendo pian piano, sempre di più. Ne guadagnerete in fiducia, intesa e complicità per il futuro. Lavoro e denaro? Ostacoli in quantità, qualsiasi tentativo facciate per raddrizzare il timone qualcosa si mette sempre di mezzo, il classico imprevisto che cambia la direzione delle cose facendo marameo alla vostra volontà, professionalità e al pensiero positivo. Se il capo siete voi dal vostro staff pretendete moltissimo, ma ancora di più vi aspettate da voi stessi e ogni volta che disattendete le vostre altissime aspettative andate in crisi. Stasera per esempio avete un diavolo per capello e nei confronti degli altri non siete i soliti simpatici anfitrioni di sempre. Oggi in campo professionale vi servirete di razionalità ed equilibrio, voluti da un sole in angolo positivo dal segno razionale dei gemelli, riuscendo poi a essere più efficienti e veloci di tanti altri vostri colleghi. Ricordate che Urano e Plutone sono ostili e possono non farvi essere precisi, puntuali o, a non consentirvi di rispettare le committenze nei tempi prestabiliti. Benessere. Scatti nervosi, spasmi muscolari, insonnia, bruciore agli occhi, i soliti problemi dell'estate, ormai di fatto sopraggiunta, al solstizio mancano poche settimane, con tutti gli effetti e gli svarioni climatici e della cementificazione che il caldo non lo argina, casomai lo accentua. Per lei, chi bella è già, oggi splende di luce propria, chi ancora non lo era con un trucco sapiente lo diventa. E poi c'è la bellezza dell'anima, della quale non si parla mai, ma tutti in gran segreto l'avvertono e la apprezzano. I maschietti soprattutto. Per lui, l'iniziale ribellione nei confronti del vostro capo si placa pensando a quante difficoltà gli tocca sfangare, tutto da solo, lo stesso dovrebbero pensare i vostri dipendenti qualora il capo foste voi. Ruolo privilegiato un corno, solo grane. Colore delle emozioni, marrone. Barometro dell'umore, temporalesco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 5. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace. Sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.